Mi sono sentita molto in sintonia, anche perché si occupa molto anche di diritto globale, che tra l'altro è qui con una borsa Rita Levi-Montalcini e si occupa di progressività nell'economia digitale. Ha curato una serie di lavori che hanno riguardato la Digital Transformations of Public International Law, che si occupa di Digital Constitution e di sovranità digitale dell'Unione Europea. Quindi la sua è una prospettiva che completa, diciamo, quella amministrativistica, che è quella che personalmente sento di seguire maggiormente, con, diciamo, uno sguardo più aperto al diritto internazionale e ai profili costituzionalistici. Ma soprattutto si sì, da questo tavolo Marco Pistore, che è direttore del Digital Society Center di FBK, e che mi fa molto piacere che abbia accettato di intervenire in questo incontro. Abbiamo anche un po' scambiato delle idee su che cosa significa diciamo, far attraversare la pubblica amministrazione questo processo di digitalizzazione, perché si occupa concretamente di questo problema, in particolare, oltre che come direttore di questo centro, guida anche Data Office ed è stato responsabile di una serie di progetti che hanno riguardato anche le smart cities, e quindi il suo punto di vista di scienziato dell'informazione è particolarmente prezioso, perché credo che proprio sia dall'incontro dei diversi saperi che possiamo in qualche modo guidare questo processo di digitalizzazione. E naturalmente mi fa molto piacere che sia venuta a Trento l'autrice, la professoressa Luisa Torchia, che è professore ordinario di diritto amministrativo a Roma 3, che ora veramente è difficile esprimere il CV di Luisa Torchia, però ha sempre unito all'impegno accademico, scientifico, moltissime esperienze di incarichi anche presso l'amministrazione centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio, diversi ministeri, commissioni ministeriali, e questo secondo me le dà nell'analisi dei temi anche squisitamente teorici, un approccio che comunque è sempre molto attento ai problemi reali, diciamo, che il diritto cerca di risolvere. Ora, fatta questa premessa che in qualche modo mi ha consentito di presentare qui a questo tavolo, e anche la ragione per cui trovo importante questo dialogo, una parola sul volume, prima di passare il microfono agli altri relatori. Allora, il volume si chiama Lo Stato digitale, una introduzione, e ha due, diciamo, sposa due prospettive. Intanto, secondo me, è un volume prezioso perché è vero che tutto cambia, nel senso che ogni giorno, se si apre la rassegna stampa, si trovano veramente numerosi articoli sull'intelligenza artificiale, su nuove applicazioni di intelligenza artificiale di cui si sta dotando l'amministrazione, sui rischi dell'intelligenza artificiale, e probabilmente è molto difficile fermare questo oggetto ed esaminarlo, quindi è una realtà costantemente in movimento, però nello stesso tempo è anche importante, e questo libro lo fa, mettere alcuni punti fermi, e questi punti fermi sono messi in relazione a due profili distinti. Il primo è lo stato regolatore, quindi il potere pubblico visto come soggetto che prova a regolare un fenomeno che effettivamente sta un po' sfuggendo dalla regolazione giuridica, appunto perché è molto veloce, ma non solo perché è molto veloce, anche perché regolarlo può significare inibirlo, e questo è un po' l'approccio soprattutto cinese, statunitense, e invece qui l'autrice ci dà conto dello sforzo che l'Unione Europea sta facendo come regolatore globale del sistema del fenomeno digitale. E quindi passiamo nella prima parte del libro attraverso un esame di questo sforzo regolatorio che passa sia attraverso i due atti fondamentali che regolano i mercati e i servizi digitali, sia naturalmente prima ancora l'importantissimo strumento del GDPR, che è uno strumento che non ha un'applicazione solo europea, del resto come tutti questi atti normativi dell'Unione.
sono atti che appunto vogliono regolare il mondo perché regolano gli effetti, regolano tutti coloro che muovendosi nel digitale comunque producono effetti sul mercato dell'unione. E questo consente questo fenomeno di Brassel effect, è stato messo molto bene in luce. E allora nell'esame dello Stato regolatore, prima di tutto è chiaro che quello che regola non è lo Stato italiano, ma è l'Unione Europea. E questo è già un punto molto importante. Certo che questa realtà regolatoria ancora non la vediamo nella sua, diciamo, effettiva capacità di governare il fenomeno, se non per il GDPR. Perché anche il regolamento, la proposta di regolamento in materia di intelligenza artificiale è una proposta che non è ancora ovviamente diritto vigente e che ha al suo interno parecchi interrogativi, o meglio, può produrre parecchi interrogativi sulla sua reale capacità effettiva di regolare questo fenomeno, per tante ragioni, ma perché la proposta di regolamento dal punto di vista degli ingegneri, degli scienziati dell'informazione, dei computer scientist, potrebbe veramente stabilire degli standard difficili da rispettare, e nello stesso tempo però i giuristi muovono a questo atto delle critiche sulla sua non adeguatezza nella tutela dei diritti fondamentali, nella vaghezza delle sue norme. Quindi questo è un punto piuttosto da verificare sulla capacità di questi atti normativi, che comunque almeno ci sono e hanno già fatto qualcosa, di reggere e di governare il fenomeno. La seconda parte del lavoro invece riguarda un po' più da vicino l'uso da parte dello Stato, e in particolare delle sue autorità pubbliche, del digitale. Dove con digitale ovviamente non si intende, e il libro infatti tocca questo profilo, ma non ci si sofferma moltissimo, sulla semplice dematerializzazione dell'attività dello Stato, perché questo è un fenomeno importantissimo per accelerare l'attività dell'amministrazione e favorire anche lo sviluppo economico, ma questa digitalizzazione porta con sé invece proprio l'uso del digitale inteso come intelligenza artificiale. E su questo, proprio su questo punto e sui problemi che la algoritmizzazione dell'amministrazione comporta, il libro si sofferma molto, si sofferma sul principio della legalità algoritmica. Può l'amministrazione adottare l'intelligenza artificiale come strumento o deve avere una base legale espressa? Qui l'autrice fa anche dei riferimenti comparati molto, molto utili. E poi naturalmente c'è tutto il tema delle garanzie. Perché è evidente che il passaggio all'intelligenza artificiale come strumento di decisione pubblica non può significare un arretramento delle garanzie. Ma queste garanzie, come sottolinea giustamente l'autrice, devono essere garanzie nuove, diverse, non è pensabile di applicare allo 140. E quindi questa seconda parte del libro è molto utile. Perché ci porta un po' a interrogarci sulla necessità di un nuovo diritto amministrativo che sia al passo molto veloce di queste trasformazioni. Questo un po' è dunque l'orizzonte su cui si muove questo lavoro, che credo sia il primo lavoro che si propone anche di parlare agli studenti, quindi che ha questa funzione antididattica e di introduzione a queste trasformazioni. Io l'ho trovato però più che un lavoro per studenti, perché poi ci sono un sacco di suggerimenti che il lettore che intende approfondire in questo tema trova alla fine di ogni capitolo, e per il quale davvero sono grata alla professoressa Torchia, che ha fatto da pioniera in questo. A questo punto io mi taccio, anche se naturalmente mi verrebbero sempre molte cose da dire, e lascio la parola prima di tutti a Irene Faganello, che ringrazio molto per essere qui.
Buongiorno a tutti, beh, innanzitutto ringrazio io dell'opportunità che mi è stata data sia di tornare nella mia facoltà di origine che anche di leggere il volume della professoressa, proprio perché diciamo, ritrovo in questo volume 20 anni di lavoro che ho svolto riassunti in queste pagine. Naturalmente quello che dirò oggi lo dico a titolo personale, mi lega in questo modo all'autorità di cui faccio parte ormai da tanto tempo, però è chiaro che il mio lavoro riflette il mio pensiero su questi aspetti, perché appunto, proprio mentre riflettevo su cosa dire a questa presentazione, ho ripensato a un caso, un esempio che vi dico subito perché così rende l'idea di cosa è successo nella pubblica amministrazione italiana negli ultimi 20 anni. Il caso delle notifiche, quando io sono arrivata giovane, giovane al Garante, i primi reclami, le prime questioni riguardavano le finestre trasparenti sulle buste delle notificazioni. Oggi invece, l'anno scorso, ci siamo occupati del portale notificazioni, dove tutte le notificazioni della pubblica amministrazione dovrebbero andare a confluire verso i domicili digitali dei cittadini. Quindi, voglio dire, pensiamo che in questi 20 anni di strada è stata fatta. Sicuramente la pandemia ha dato un forte impulso alla digitalizzazione, magari anche con qualche sbavatura, con qualche improvvisazione che però l'amministrazione ha cercato di governare, e il PNRR con iniezioni di fondi proprio per sviluppare la digitalizzazione ci ha aiutato. Però ecco, questo esempio che volevo subito farvi vedere, farvi riflettere, chiarisce che è stato faticoso, perché voglio dire, accompagnando noi l'amministrazione in questi 20 anni per questa trasformazione, ci siamo resi conto che è stato un cambio di mentalità che si è dovuto fare ancora a portare tutti in tutto. Però dovrebbe funzionare a breve. Quindi, questo volume, come diceva prima appunto la professoressa Marchetti, mi ha colpito proprio su questo aspetto, perché parla sia della pubblica amministrazione come attore che si trova nella sfida digitale, che come regolatore. E infatti noi diciamo, nell'attività che ha svolto il Garante questi anni, si è proprio trovato di fronte a questo duplice aspetto: l'amministrazione che timidamente si affaccia alle nuove tecnologie per semplificare la vita ai cittadini, per avere più efficienza, ma dall'altro magari deve invece regolare fenomeni, intervenire su appunto fenomeni che devono portare tutta la società alla digitalizzazione, pensiamo ai servizi fiduciari, alla PEC, attraverso lo SPID, alla CIE, all'utilizzo dei servizi digitali da parte dei cittadini, in cui questo soprattutto nel rapporto con la pubblica amministrazione è molto difficile, perché si rischia di escludere una grande fetta della popolazione non digitalizzata, non solo gli anziani, perché poi sono solo loro, ma anche coloro che fanno fatica o per motivi fisici, oppure anche proprio per delle resistenze psicologiche a usare i dispositivi digitali. E quindi questo libro ci fa capire tutti, ci dà degli strumenti per capire quali sono i rischi a cui siamo esposti con questa digitalizzazione, rischi di varia natura che riguardano sia l'utilizzo dei dati personali, ma anche lo stesso concetto di sovranità, soprattutto statale, rispetto all'utilizzo di servizi cloud e di fornitori esterni rispetto al perimetro dello Stato, diciamo, appunto, giuridicamente inteso. Quindi questo volume dà le competenze, ma soprattutto, come diceva appunto la professoressa Marchetti, parla chiaro, cioè riesce a far capire anche a chi, penso, insomma, non si ha lavorato su questi settori, a far capire la profondità delle questioni sottese, e poi offre, in stadio, devo dire, anche molto, molto interessante, perché offre gli strumenti per comprendere delle cose che magari qualcuno legge blockchain, ma non deve sapere cosa sia, e invece magari con uno strumento agile come questo volume si riesce a comprendere il fenomeno. E poi personalmente mi è servito leggerlo, perché mi sono ritrovata appunto nel bianco il dilemma di fronte al quale ci si trova nel dare applicazione a tutte queste magari letture che uno può fare a livello accademico, però quando a livello pratico ti trovi a dover dire, ma c'è da una parte il progresso, l'efficienza, la semplificazione, dall'altro i rischi. Ma quali sono i rischi? La famosa identificazione dei rischi, che in tutti i processi ormai viene, anche nel processo di regolamento sull'intelligenza artificiale, viene evidenziata, è la cosa più difficile che esista, perché capire veramente rispetto a un progetto quali sono i rischi sottesi, rischi di che tipo, rischi che possono riguardare qualsiasi cosa, come dicevo prima, quelli di competenza del garante sono quelli dei diritti fondamentali dell'individuo.
ce ne sono anche altri, appunto, l'interesse statale, la segretezza, tutta una serie di argomenti che devono essere tenuti in considerazione in ogni progetto. Perché se appunto la digitalizzazione comprende la parte di cui si parla, la parte del libro finale, cioè logica algoritmica, l'utilizzo delle algoritmi del procedimento amministrativo, la parte della raccolta di dati necessari a attuare questo processo è la parte principale. L'amministrazione italiana progressivamente ha un patrimonio informativo immenso, ma la digitalizzazione di questo patrimonio è una delle sfide molto importanti. E come avviene questa digitalizzazione, sia in fase di raccolta dei dati, ma sia in fase di interoperabilità dei dati, per assicurarne, diciamo, tre principi cardine: l'esattezza, perché l'esattezza è la cosa fondamentale, se un patrimonio informativo non esatto, non accurato, perché parliamo di esattezza in senso anche come non solo esattezza di quell'informazione, ma completezza e accuratezza, quindi la qualità del dato che deve utilizzare nell'ambito della digitalizzazione, ma poi anche il far proteggerne la riservatezza, l'integrità, e, ma non solo la riservatezza e l'integrità da parte esterne, che sicuramente da parte del proprio, ma anche rispetto ad usi impropri, non autorizzati, per finalità diverse e magari contrastanti con quelle che sono raccolte. Quindi, insomma, vi ho dato abbastanza materiale per capire che quando si trova davanti a un progetto che si occupa di un aspetto della digitalizzazione, i profili da considerare sono molteplici. Quindi, è vero che c'è questo antagonismo, progresso, garanzie, il ruolo del garante è sempre comodo, perché noi, per dire, siamo sempre quelli che tiriamo indietro, ci preoccupiamo, ma cosa pensare, ma perché il garante pensa così, sempre va a pensare che ci sia qualcuno che voglia usare i dati per fare, però siamo pagati per preoccuparci, come diceva qualcuno, e questo è il lavoro dell'autorità, il lavoro dell'amministrazione, quello invece di trovare il giusto equilibrio per arrivare nella sicurezza di tutti, intendo come sicurezza proprio complessiva, la sicurezza del trattamento, a una digitalizzazione rispettosa dei diritti delle persone, e anche della democrazia, che ci siamo costruiti fino ad oggi lentamente con un percorso molto difficile. Quindi il regolamento europeo è la sintesi di quello che negli ultimi, diciamo, 20 anni, ma anche prima, è stato elaborato a livello di dottrina sulla protezione dei dati personali, ma non solo, recupera l'approccio che tutte le normazioni di vigilanza, come per esempio la sicurezza sul lavoro, che dei paradigmi sono recuperati, quindi il concetto di rischio che perma il GDPR è quello che deve guidare l'interprete, quindi non ha un approccio meramente documentale o rigoroso, lascia molto alla dinamica, al concetto di privacy by design e by default, è proprio quello che fa capire che tocca al titolare, quindi alla pubblica amministrazione, trovare il giusto equilibrio. E come diceva appunto la professoressa, racconta bene nel libro, la legislazione troppo stringente diventa obsoleta con la digitalizzazione, perché è chiaro, ma se noi leggiamo la Convenzione 108 piuttosto che la legge 675 del 96, ma il codice del 2003, vediamo che il regolamento contiene gli stessi principi, quindi la legislazione per principi, modulabili, modellabili, è quella che porta all'attuazione corretta in questo caso dei trattamenti di personale sottesi all'agire dell'amministrazione. Per cui una cosa che sempre si fa riferimento nel libro è il fatto che rispetto alla digitalizzazione il privato e il pubblico sono neutri. Cioè, spesso le regole, come quello della qualità dei dati, il monitoraggio dei risultati, sono applicabili sia in un campo che in un altro. La differenza però è questa, che i dati che sono trattati dalla pubblica amministrazione sono trattati in forza di un potere, dell'esercizio di un potere o comunque di un compito di interesse pubblico. Il consenso non è uno strumento valido per l'equilibrio tra le parti, anche naturalmente per il big player, lo squilibrio tra le parti, però qui è una cessione che l'individuo fa nei confronti dello Stato per la sovranità proprio del benessere collettivo. Quindi nell'esercitarlo questo potere ci vuole molta più cautela. Cautela che può essere sicuramente una base giuridica che trova un fondamento e della sintesi, ma come la giurisprudenza riconosce ormai da sempre, la proporzionalità deve essere il cardine e comunque il faro che guida chi vuole introdurre o chi vuole pensare una rivoluzione digitale nell'amministrazione.
la proporzionalità intesa sia come portata del trattamento, ambito del trattamento, ma anche come gradualità. Gradualità per precauzione, sempre il principio di precauzione, che ci deriva sempre da altri anche ambiti del diritto. Questo deve informare l'evoluzione digitale della pubblica amministrazione. Ora, il mio apporto oggi è sicuramente limitato rispetto a coloro che hanno qualcosa da dire sul volume, vuole essere più che altro incentrato sulla pratica, su darvi degli esempi di dove ci si è scontrati con le varie esigenze di dare finalmente una veste nuova, moderna, efficiente ad alcuni aspetti della pubblica amministrazione, trovando, avviso mio, ma in generale, una soluzione che sia riuscita a contemperare queste esigenze. Pensiamo, ad esempio, a un istituto qua vicino, a Orazione Loci, parliamo del censimento dei visti dell'Alto Adige, dove chiaramente la popolazione è tenuta ogni 10 anni a rendere una dichiarazione anonima dell'appartenenza a aggregazione linguistica per poi ripartire una serie di benefici. Questo trattamento è sempre stato fatto in maniera cartacea, perché cosa si fa? Se il rilevatore va, prende la busta, chiude, nessuno sa più chi ha scritto che cosa in quella busta, che viene poi conservata solo a fini statistici, aperta. Se io però voglio modernizzare il mio stato, posso pensare di introdurre una modalità telematica. Ci hanno pensato molto a lungo, poi hanno fatto delle proposte. E trovare la soluzione tecnologica, le soluzioni tecnologiche che possano assicurare la segretezza, parliamo della preferenza oppure del voto, è penso una delle sfide più difficili nella digitalizzazione. Infatti sul voto non ne parliamo oggi, ma però si sta provando attraverso una serie di regolamenti della trattazione alle norme dello statuto ad aggiungere, non a sostituire, per questo parla di proporzionalità e anche precauzione. Quindi aggiungiamo, proviamo a vedere come funziona un sistema digitale di rilevazione di questo tipo di preferenza da parte di un ambito di popolazione che comprende tutta la popolazione, che aiuta a rendere tutta questa preferenza. E quindi è uno degli esempi dove vi rendete conto a livello pratico che non è facile trovare la soluzione che possa rispettare tutto. Poi, per esempio, vi posso raccontare, perché giustamente non è che voi dicete che è un appassionante, però altri progetti, sempre delle amministrazioni locali, perché quelle, devo dire, sono molto interessanti da analizzare, perché giustamente si trovano a che fare con realtà più piccole, magari hanno anche voglia di sperimentare, perché magari con procedimenti diventano più agili e introducono delle novità. Per esempio, pensiamo al progetto Move In della regione Lombardia, poi esteso al Piemonte, adesso ci si approcciano anche altre regioni del bacino padano, che serve per cosa? Voi dite, ma cos'è? È per monitorare e limitare l'inquinamento nella pianura padana, quindi il bacino del Po. Quindi voglio dire, sicuramente è un obiettivo di interesse pubblico che interessa a tutti. E quindi questo progetto, che si strutturava, diciamo, nell'idea di dare a ciascun veicolo che aderiva a questo progetto, aderisce, funziona, a questo progetto un rilevatore sugli spostamenti, ma non semplicemente GPS, ma anche con strumenti di trepidazione, accelerometro, quindi inquinamento del veicolo, veicoli vetusti, parliamo dei veicoli vetusti, dando questo, i veicoli potevano scegliere o circoli dalle, adesso faccio un esempio, di notte, o se vuoi circolare di giorno hai un plafond di chilometri da rispettare, esaurito il plafond non puoi più circolare. Quindi dare attuazione a questa cosa, mettiamo una macchinetta box, si chiama, sul veicolo che monitora gli spostamenti, vuol dire che accentriamo tutti gli spostamenti di tutti i cittadini, no, non è una questione che non ha rilevanza, però c'è l'esigenza di lasciare la libertà di circolazione, quindi c'è un beneficio stesso del cittadino che trova un miglioramento nella propria libertà di circolazione, quindi anche lì introduciamo strumenti nel rispetto della protezione dei dati, è stata una lunga gestazione, però è un esperimento, però si sta estendendo, quindi vuol dire magari funziona. Ora, non so se funziona per l'inquinamento, ma a livello di protezione dei dati abbiamo provato a trovare la quadra. Altri esempi sono adesso di recente. Il mercato digitale, parliamo del privato, del patrimonio culturale, il turismo in Italia è affidato a dei big player, diciamo, di prenotazione, di locazioni brevi. E il Ministero del Turismo ha avuto il coraggio di introdurre, di provare con il PNRR a realizzare una piattaforma, un hub, per dare una sorta di incontro domanda-offerta proprio come fosse una piattaforma privata, quindi il compito dell'interesse pubblico era solo quello di mettere a disposizione la piattaforma.
E quindi ci ha sottoposto il progetto, che poi viene regolato, diciamo, sulla base di strumenti privatistici, però anche in questo caso lo Stato si è reso digitale, ma non tanto in quanto appunto neanche qui come attore, ma proprio per dare, favorire la digitalizzazione e le offerte di servizi digitali per i cittadini. Chiaramente poi ci sono altri aspetti legati al cloud, che è grande parte della stanza sui trasferimenti, perché il problema è questo, no? Perché le pubbliche amministrazioni non hanno spesso le risorse per offrire dei servizi digitali adeguati ai cittadini, quindi si devono offrire dei migliori, e i migliori sono dei grandi player che accentrano presso di loro. Secondo me la tecnologia ci ha sentito, Diciamo l'utilizzo dei servizi cloud da parte della pubblica amministrazione è connotato da molti rischi, come dicevo prima, di varia natura. Proprio per questo il Comitato Europeo per la Protezione del Personale nel 2022 ha deciso di centrare su questo aspetto la prima azione di enforcement coordinato di tutte le autorità, 28 autorità, non tutte hanno partecipato, ma a questo coordinato enforcement team, dove abbiamo analizzato tramite accertamenti in tutta Europa l'utilizzo di cloud da parte delle pubbliche amministrazioni, e ne è uscito un report molto interessante, se avete voglia di leggerlo, perché c'è il report europeo, dalla sintesi di tutti i report nazionali che sono stati collazionati, proprio per vedere quali sono le problematiche, che non sono solo quelle dei trasferimenti, ma anche proprio quelli degli strumenti di regolazione che sono tra le parti. Lo squilibrio in quel caso è tra il provider, lo Stato che riporta l'egemonia, ma è il provider che offre delle soluzioni tecnologiche. Ma giustamente, se tutti si mettono insieme nei confronti dei provider, lo squilibrio viene un pochino da mancare, viene bilanciato. E quindi qui vengono analizzate le soluzioni e le famose garanzie che dovrebbero esserci in questo tipo di soluzioni, che riguardano la scuola, cioè i servizi che vengono offerti agli studenti, ma anche proprio vedere i dati, la protezione dei dati, che sono il cuore, l'oro della pubblica amministrazione. L'oro, perché tutti se ne vorrebbero appropriare, perché, attenzione, questo è un aspetto importante, non è solo una questione di informazioni, dati personali dell'amministrazione, cioè le dichiarazioni dei cittadini, i dati sui cittadini, ma anche come gli utenti usano quegli strumenti, dati di telemetria. Cioè il provider ha sia l'oro derivante dai dati che custodisce, ma anche l'oro che può derivare dai dati di telemetria, da come noi usiamo questi strumenti, questi sono tutti di noi, di come ci comportiamo, quanto tempo guardiamo una cosa, quanto tempo ci vediamo a farla. E spesso i dati di telemetria vengono sottovalutati nei contratti, non si capisce chi è il titolo. Io parlo già con gli strumenti della protezione dati, chi è il padrone di queste informazioni? È l'amministrazione che compra quel software, o è la casa produttrice che lo vuole, però vuole sapere tutti i comparti, lì lo migliora, no? Il software. E no, ecco, attenzione, perché questo è uno degli aspetti che viene anche analizzato in questo report, perché questo è fondamentale, perché magari avere tutti i dati di telemetria di tutti gli europei o di tutti i comuni cittadini del mondo, ci può invece una serie di informazioni che sono una miniera inesauribile. Quindi ecco, i dati come patrimonio, cerchiamo di, come affannosamente, di trovare delle garanzie su tutto quello che è già in essere, perché la regolamentazione che c'è stata e giustamente ha permesso lo sviluppo, che abbiamo ben rappresentato nel libro, di questo meraviglioso strumento della digitalizzazione, e noi stiamo incorrendo le soluzioni. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito pubblico, siamo ancora in tempo? Non lo so. Forse sì, perché gli strumenti internazionali ci sono, i principi ormai sono stati enucleati. Come poi debba essere data attuazione, la necessità di una base giuridica per questi trattamenti, possiamo discuterne. Io personalmente credo che comunque il privato e il pubblico non possano essere sullo stesso piano, nel senso che, per il motivo che dicevo prima, il principio di legalità, ma lo squilibrio che si trova, la necessità di trasparenza è sicuramente diversa. Quindi gli esempi che abbiamo fatto prima sulla Banca d'Italia è un piccolo tassello che però si è svolto nel rispetto delle regole. Pensiamo invece al più grande utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale nella lotta all'evasione fiscale, su cui solo quest'estate forse si è riuscito a trovare una quadra, ma anche lì una quadra in astratto, perché in concreto
il problema lì è capire, ci sono talmente tante informazioni del patrimonio fiscale che bisogna capire come usarle, è difficile per gli stessi interpreti proprio dei dati capire come usarli in modo corretto, quindi lì si può andare a te per principi di precauzione, lì si danno delle indicazioni generali, ma poi si va a vedere di città, quindi il monitoraggio a posteriori è sicuramente uno degli aspetti che viene esaminato nel libro, è quello che ci può dire se abbiamo fatto bene o fatto male, perché altrimenti naturalmente non parliamo degli algoritmi impostati, preimpostati dall'amministrazione come risultato certo sulla base di certi parametri, parliamo di quelli non sovvenzionati, non ascendenti, è quello che dovrebbe essere la fonte di nuove soluzioni, però con i rischi sottesi che si guardano. Quindi anche lì le garanzie che può dare una base giuridica ci possono essere, però poi vanno trovate sempre in concreto. E non è un compito facile, che è rimesso sicuramente all'amministrazione, alle autorità competenti a vigilare su questi aspetti, però libri come questo, riflessioni come oggi, sicuramente ci possono aiutare a capire dove stiamo andando e dove è meglio, dove porre meglio i nostri obiettivi finali. Grazie. Grazie molto, Irene Paganello, ho toccato tanti profili. Anche questo rapporto tra regolazione, soggetti pubblici e soggetti privati, che appunto tendenzialmente vengono trattati allo stesso modo da un punto di vista regolatorio, per esempio la stessa proposta del regolamento non distingue tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, però poi in realtà sappiamo che per la traduzione del nostro diritto amministrativo le amministrazioni pubbliche in realtà sono sottoposte a regole diverse, quindi si concilia questa regolazione comune e le garanzie che questa regolazione comune contiene con il fatto che l'amministrazione ha degli obblighi particolari di trasparenza, di regolazione, di traduttorio, eccetera. Questo sicuramente è uno dei temoni su cui si sofferma il volume e in generale la riflessione anche in prospettiva comparata sul tema. Allora adesso lascerei la parola ad Angelo Voglia, grazie. Grazie mille. Per me è stato un ritorno e per me è un arrivo e ringrazio particolarmente la stessa Marchetti per avermi invitato a leggere questo libro e per avermi condotto in questo evento che è il primo in cui prendo la parola in quella della mia nuova casa accademica. Quindi perdonerete un minimo di emozione da questo punto. Leggere questo libro è stato davvero un'esperienza di apprendimento. Anzitutto, e vorrei soffermarmi su questo aspetto prima di andare ai contenuti, un'esperienza di apprendimento di come scrivere un lavoro scientifico che tiene insieme tante cose. È un libro che in qualche modo si presenta come un'introduzione, ma è molto di più di un'introduzione. Vuole essere più di un'introduzione e tiene insieme l'aspetto del manuale, la comprensione per un pubblico vasto, per studenti, per tanti cittadini, ma anche l'anima del lavoro scientifico, accademico, che vuole portare avanti un discorso anche culturale. E un'altra cosa per me è un esempio di scrittura accademica è come tenere insieme considerazioni teoriche anche molto complesse con un legame sempre attento con il diritto costituzionale. Queste sono cose che raramente si può dire si trovano in lavori che si brillano questo. Ecco, leggendo questo libro e comprando questo libro, prima di tutto, ecco, portando un esempio pratico, un caso pratico che è pendente, risuonava molto una questione che sta pende innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ed è relativa alla credit score. E questo caso Schupa Holding causa C63421
e lo riassumo in pochissime parole. Si tratta di un caso relativo al credit scoring elaborato da un'agenzia specializzata e usato ai fini della concessione di un credito da parte di un istituto bancario. E la questione è se questa attività sia da qualificarsi come decisione automatizzata a fine dell'articolo 22 del GDPR e se in conseguenza si debbano applicare le relative garanzie. Ecco, i criteri proposti nell'opinione depositata dall'avvocato generale sono quelli di un'applicazione, sì, un'applicazione dell'articolo 22 del GDPR sulla base del fatto che tale utilizzo è decisivo per la concessione del credito e coinvolge un certo grado di discrezionalità. Ecco, io la prima domanda che vorrei rivolgere all'autrice alla luce delle questioni che le pone nel libro è se questi criteri proposti dall'avvocato generale per l'applicazione dell'articolo 22 siano effettivamente utili, efficaci, soprattutto la questione della decisività, se possa essere effettivamente dal punto di vista giuridico un criterio, soprattutto ex ante, se la decisività può essere valutata soltanto ex post, può soddisfare i requisiti di legalità e legittimità che si applicano anche all'attività di privato. Ecco, questo è diciamo, il primo punto che vorrei sollevare, che parte dalla cronaca, potremmo dire, perché appunto, come diceva anche Irene Paganello, si tratta di questioni che si sviluppano e cambiano continuamente davanti ai nostri occhi, il diritto non riesce forse sempre a tenere fatto, ma tornerò su questo punto. Ecco, un'altra serie di questioni sulle quali vorrei stimolare, dicere e ascoltare le sue considerazioni, è l'impatto delle tecnologie digitali sui modelli di diritto nostro. Ecco, noi partiamo ancora oggi da alcune distinzioni classiche tra modelli più o meno anglosassoni, modelli francesi, modelli europei continentali. Ecco, vorrei esplorare insieme e ascoltare l'opinione dell'autrice su un punto che in qualche modo è toccato, è affrontato nel libro, però mi incuriosisce tantissimo. Cioè, se la tendenza, se l'impatto delle tecnologie digitali in qualche modo rafforzino la tendenza all'informazione del diritto amministrativo. Ovviamente si tratta non soltanto del diritto amministrativo europeo, che è una realtà da anni, ma anche e soprattutto del diritto amministrativo trasnazionale. Per sé, in che misura l'impatto delle tecnologie digitali comportino una informazione, se non una armonizzazione, di almeno mentalità di diritto amministrativo che fino a pochi anni fa erano ancora molto, molto diverse. E in modo collegato, se vi siano dei modelli di diritto amministrativo che si adattino meglio alla rivoluzione digitale, se ci sia una particolare forma di darwinismo giuridico che è scatenata dall'impatto delle tecnologie. Questa è la domanda che lascio soprattutto ai magistratisti, quindi non soltanto all'autrice per l'impatto. Un altro punto, un altro cluster, se vogliamo, di questioni che mi piacerebbe toccare e sollevare, è l'impatto sempre delle tecnologie digitali sui modelli e sull'autopercezione della funzione giurisdizionale. E cioè, per chi ritiene ancora una volta che tali distinzioni abbiano qualche valore analitico, descrittivo, se le tecnologie digitali in qualche modo contribuiscono all'ulteriore rafforzamento, se vogliamo, l'ulteriore rafforzamento degli aspetti di common law precedenziali, in qualche modo, nella nostra cultura giuridica. E in che modo il potenziale utilizzo di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale nella funzione istituzionale in qualche modo spinga l'ago della bilancia verso modelli di common law. Quindi la forza precettiva del precedente anche al di là del riconoscimento formale di vincoli rispetto alla attività istituzionale da questo. Ecco. E più in generale, e andando forse su questioni più teoriche, mi chiedo, è possibile che le tecnologie digitali mettano a nudo una serie di funzioni giuridiche, utili funzioni giuridiche,
che sono state e sono ancora oggi utili, strumentali alla costruzione del costituzionalismo. Penso alla decisione giudiziale come espressione dell'attività dichiarativa di una realtà preesistente all'interprete, o comunque dell'autorità che dice il diritto, di cui va solo chiarita la portata, sappiamo che non c'è bisogno di diritto, ma con questa sede che si tratta di un modello che non risponde a quello che avviene davvero nei tribunali, ma che è il modello rispetto al quale, diciamo, la legittimità della funzione giurisdizionale nel costituzionismo moderno è stata in qualche modo costruita, ed è il modello rispetto a, diciamo, che i cittadini hanno presente quando pensano all'attività giurisdizionale. E noi, nonostante da giuristi sappiamo perfettamente che non è questo, non è quello che accade, la percezione sociale di ciò che accade è importante per capire se e in che misura possiamo resistere all'impatto delle tecnologie artificiali, dell'intelligenza artificiale sul diritto e sulla protezione di diritto. Detto in altre parole, ci siamo detti che l'attività giurisdizionale è attività dichiarativa, è un'attività oggettiva, non discrezionale, soprattutto appunto quella giurisdizionale. Ma se fosse davvero così, beh, perché non sostituirlo con un altro diritto? Questo è in qualche modo la dottrina giuridica, la scienza giuridica rimane vittima in qualche modo di finzioni utili, che sono state utili e sono ancora utili e che esistono, ma che non rispondono a ciò che effettivamente il diritto fa nella società. Mi chiedo se in qualche modo noi come giuristi, come teorici del diritto, soprattutto del diritto costituzionale, dovremmo forse iniziare a ragionare in modo controintuitivo e valorizzare elementi di errore, di disobbedienza, di in qualche modo di discostamento da patterns che esistono nel diritto. Si parlava per esempio della regolamentazione fiscale, del rapporto con la protezione della riservatezza attraverso l'applicazione di un sistema di intelligenza artificiale. Ma la disciplina, la legislazione in materia fiscale, al di là dei problemi che abbiamo specificamente in Italia rispetto all'invasione e all'inclusione fiscale, si basa anche su una differenza tra l'atto di normazione, l'atto di richiesta di obbedienza è l'atto di, come posso dire, di conformazione al comando giuridico. In questo discostamento c'è un valore umanistico che è proprio del posto e che noi non abbiamo valorizzato forse in sede di teoria del diritto per resistere a, in qualche modo, alla fascinazione delle tecnologie digitali. Quindi una retorica controintuitivamente anti-efficientistica da questo punto di vista, in una certa misura e in un certo grado, può forse essere una strada per o almeno una parte del discorso che non entra nelle discussioni che facciamo tutti i giorni. Questo riguarda tutti gli atti, non soltanto quelli dei privati rispetto al comando dell'autorità pubblica, ma anche quella attività giurisdizionale, attività amministrativa. C'è un valore nella decisione giurisdizionale errata che crea nuovi pattern, crea nuove strade giuridiche che fa capo a nuovi capitali simbolici che sono già nella società, ma che magari non sono ancora incorporati nella legislazione, nella normazione. Questi sono aspetti, sono dinamiche che sono proprie del fenomeno giuridico e che sono sotto attacco in qualche modo attraverso l'impatto delle tecnologie digitali. Quindi ecco, da questo punto di vista, partendo prima dal caso e poi andando su questioni forse più teoriche, vorrei ascoltare davvero l'opinione della professoressa Tocchia su questi aspetti, anche in relazione ovviamente al potere amministrativo. Un altro aspetto che vorrei toccare è quello del pluralismo giuridico, che la professoressa Tocchia affronta e
menziona a più riprese nei capitoli iniziali del volume. Ecco, ci sono molteplici dipendenze, soprattutto nelle relazioni sistemi normativi, come sappiamo, creati dalle piattaforme digitali, soprattutto social media networks e così via. Ecco, ancora una volta vorrei pungolare l'autrice su una domanda. Si tratta il pluralismo giuridico è una utile metafora o ha un valore sia analitico che descrittivo ulteriore rispetto al suo valore, potremmo dire, metaforico? In senso analitico possiamo osservare questi sistemi normativi con gli strumenti propri del diritto pubblico all'interno di sistemi normativi privati, cioè ad esempio l'emersione di una distinzione tra un diritto amministrativo privato e un diritto costituzionale privato. La decisione relativa alla content moderation presa dai moderatori di contenuto umani, algoritmici, che risponde a delle norme che sono di fatto norme di diritto amministrativo interne a sistemi normativi privati, da un lato, e la decisione di organi più o meno giudiziari, giurisdizionali, ancora una volta interne a questi sistemi normativi privati, che creano e sviluppano un sistema, un diritto costituzionale privato. Ecco, pluralismo giuridico non più soltanto come metafora, ma come strumento analitico che ci consente di vedere un'emersione di diritto amministrativo privato e quali sono gli winners, quali sono gli users in questa emersione di diritto amministrativo privato, quali sono i modelli presi in considerazione nella content moderation based. Di certo non modelli contrattati. E sul piano normativo prescrittivo, se noi guardiamo questi, se noi osserviamo questi sistemi normativi privati attraverso attraverso la lente del pluralismo giuridico presa seriamente, non dovremmo anche forse includere nelle nostre riflessioni un diritto delle collisioni ordinamentali, cioè concepire il nostro i conflitti tra ordinamenti pubblici basati sul diritto degli stati non più soltanto come rapporti tra il diritto dello Stato e rapporti lato senso contrattuale, ma rapporti tra ordinamenti, e quindi sviluppare le norme e utilizzare norme di protezione ordinamentale che sono stati applicati e pensati in relazione al conflitto tra ordinamenti. Se noi guardiamo, come la professoressa sottolinea, a questi termini contrattuali non più soltanto come rapporti giuridici che si sviluppano a livello orizzontale, ma come forme di potere unilaterale, sostanzialmente, come forme di informazione unilaterale, rapporti di potere, ecco, forse non è più, non più, anche utile avere una lente, utilizzare una lente che parta da presupposti di pluralismo giuridico in termini di conflitti. E su questo filone, mi chiedo, l'ultima domanda, ecco, anche alla luce degli strumenti regolatori che sono sviluppati soprattutto a livello dell'Unione Europea, parlo del Digital Services Act, ecco, si parte ancora da, o mi sembra di capire che si parte ancora da una logica lato senso orwelliana, senza voler demonizzare questa parola, però c'è una determinata concezione del rapporto tra Stato e società, Stato e mercato, nella regolamentazione di questi strumenti, che poi vuole essere globale, come ricordava la professoressa Mattia. Ecco, mi piace ricordare un classico della letteratura costituzionalistica del rapporto tra diritto e globalizzazione contro democrazia di Antonio Baldassare, e la questione che poneva nell'introduzione a quel libro, ormai ventennale, ma che si concentrava tantissimo già all'epoca sulla questione delle nuove tecnologie: quale ripoliticizzazione della sfera di vita? Questa fosse la sfida che noi, come costituzionalisti in particolare, come politicisti, a partire dal nostro specifico statuto professionale e metodologico, dobbiamo porci nella. Le riflette di questo. E con questo mi taccio e spero di aver parlato. Grazie.
Molte grazie a Angelo Boglia e anche lui ha sollevato una cosa interessante. Poi proprio su quest'ultimo, diciamo, dei sistemi normativi privati, del diritto costituzionale privato, del diritto costituzionale amministrativo, certamente sono elementi di riflessione, mi domando però se noi possiamo lasciare appunto dei diritti al diritto costituzionale privato o se non dobbiamo spingere il diritto costituzionale dello Stato a limitare i poteri privati che appunto dispongono così ampiamente dei nostri diritti. Poi su tutte le altre domande lascio alla professoressa Tocchia di dare le sue risposte, poi se mai aggiungerò anch'io delle cose. Lascio adesso la parola a Marco Pistore, con il quale abbiamo avuto un incontro qualche tempo fa. In occasione di questo incontro l'ho chiesto appunto la disponibilità di intervenire e devo dire che mi piace veramente ricordare la sua sensibilità e la sua apertura, che non è così comune, se posso dire, senza prendere la categoria, però negli scienziati, diciamo, dell'informazione, ma in realtà in FBK abbiamo anche altri interlocutori, tra cui prima di tutto anche Paolo Traverso, che sono davvero così aperti a comprendere i profili etico-giuridici del lavoro scientifico che fanno nella costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale, perché... E qui voglio richiamare questa indicazione di Cavizza, che in uno scritto con Flori dice che una delle grandi scommesse è proprio quella di formare i programmatori, cioè coloro che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale, in modo che siano ben consapevoli dei problemi etici, giuridici che quello che stanno facendo comporta, perché solo attraverso questo, diciamo, dialogo reciproco, questo tentativo di comprensione, i giuristi devono capire un po', almeno un po', fin dove arrivano, perché non è facile, la tecnologia digitale, e devono provare a dialogare con gli scienziati dell'informazione, computer scientist, perché raggiungano anche loro questa consapevolezza sui problemi etico-giuridici. Devo dire che Marco Pistore, in questa chiacchierata che abbiamo fatto, mi è sembrato un ottimo esempio di questo spirito, quindi grazie Marco, alla parola. Grazie, grazie mille per l'invito e anche per l'introduzione. Oltre, diciamo, mi fa piacere che tu abbia dato l'apertura, però ricordo anche che ti ho parlato della mia possibile inadeguatezza a parlare in questo contesto, insomma. Cercherò proprio di non fare il talebano della tecnologia, diciamo, di porgli in... con mente aperta, però devo anche dire che le mie competenze, diciamo, sul diritto amministrativo e quant'altro, sono veramente molto scarse, quindi perdonerete la mia impropriatezza di linguaggio e quant'altro. No, devo ringraziare veramente anche per l'opportunità di leggere questo libro, perché, diciamo, uno mi ha fatto rendere conto come anch'io sia molto dipendente dalle tecnologie digitali. Questo è il primo libro cartaceo che leggo da 5-6 anni, penso. E questo ha stravolto le mie abitudini di vita, perché normalmente leggo la sera, quando sono a letto con mia moglie, diciamo, e con il mio book reader, con il mio tablet, e questo non la disturba, mentre la luce accesa con il libro cartaceo la disturba. Ma questo per dire come veramente il digitale, in maniera subdola, entra nella nostra vita senza quasi che ce ne accorgiamo, no? Io devo dire che ho trovato la lettura del libro molto piacevole, è stato molto istruttivo, devo dire, e oltre alle domande, diciamo, che sono uscite qua, mi dà veramente la voglia di capire di più, diciamo, in questo mondo, che penso sia l'obiettivo che si può prefiggere un libro come questo, soprattutto se lo legge una persona che lavora fuori dall'ambito. Devo dire che l'ho trovato anche molto corretto e adeguato rispetto ai fenomeni digitali che vengono raccontati, quindi ci sono trovato, diciamo, quasi completamente. Spendo due parole a raccontare cosa facciamo su Fondazione Bruno Kessler nel Centro per la Società Digitale. Beh, lavoriamo su quello che succede quando il digitale entra nella società, nello Stato, ma in tutti gli altri aspetti della società civile. E riteniamo che il digitale abbia un potenziale enorme per migliorare la nostra società, per renderla più sicura, più coesa e più sostenibile.
però siamo anche molto consci che questo non viene gratis, che dobbiamo lavorare, dobbiamo soprattutto capire quali sono le condizioni che fanno in modo che il digitale ci aiuti. E siamo anche molto consci che il digitale porta nuovi problemi, nuove sfide, che se ne esistono molte. Chiaramente noi potremmo prendere una posizione un po' defilata, no? Guardare la società digitale dall'esterno, tanto appunto il digitale arriva, e quindi l'osservazione diciamo è comunque ricca. Ma riteniamo che sia molto più utile farci parte attiva, cioè studiare il digitale nelle sue forme più avanzate, nelle forme più estreme, quindi l'intelligenza artificiale e quant'altro, sviluppare le nostre soluzioni digitali, portarle nella società, vedere quello che succede, capire veramente quali sono le condizioni, anche culturali, per questo, perché diciamo si riducano il più possibile gli effetti negativi e si promuovono il più possibile gli effetti positivi. Fatemi dire che lo facciamo su esempi che, ve li dico, possono magari anche spaventare, perché noi tracciamo gli spostamenti dei bambini da casa a scuola, delle scuole elementari, minorenni, diciamo, addirittura non hanno neanche il diritto ad esprimere vista sulla privacy. Tracciamo lo spostamento degli spostamenti dei cittadini quando vanno al lavoro. Lavoriamo con le pubbliche amministrazioni, con le città italiane per fare in modo che le aziende gli diano i dati, li mettono a disposizione per uso civico. Usiamo le telecamere nelle città per monitorare cosa succede, per tracciare le persone. Quindi insomma, adesso facciamo degli usi abbastanza estremi dei dati dell'intelligenza artificiale avanzata. Noi pensiamo di farlo in maniera corretta, diciamo, e lo facciamo perché all'interno di FBK non abbiamo appunto tale bande della tecnologia, gli esperti di dati, intelligenza artificiale e quant'altro, ma abbiamo anche giuristi, filosofi, sociologi, scienziati delle scienze cognitive e quant'altro. Quindi assieme cerchiamo veramente di capire, di interpretare il più possibile tutto quello che queste discipline ci danno, devo dire, soprattutto dal punto di vista dei principi, no? Perché è molto difficile perseguire l'evoluzione puntuale, ma speriamo veramente che, cercando di interpretare i principi, riusciamo a fare il lavoro di frontiera che facciamo nel modo più corretto possibile. Poi, insomma, io adesso vi ho raccontato i casi estremi, poi vi posso raccontare perché non sono poi così pericolosi come possono sembrare, perché applichiamo le tecniche di analizzazione e quant'altro, ci fanno ritenere che il tutto sia diciamo, avvenga nel contesto della legalità. Però il primo punto che voglio mettere sul tavolo è che dal nostro punto di vista, in particolare se ci spingiamo alla frontiera, veramente un approccio multidisciplinare sia fondamentale. E questa contaminazione deve veramente puntare soprattutto ai principi. È venuto a trovarci qualche tempo fa in fondazione di uno Kessler un filosofo che si occupa di etica sociale. E lui diceva che i cambiamenti nell'informatica sono così veloci, così repentini, che è veramente difficile disegnare linee guida etiche. Quello che possiamo fare è portare sul tavolo l'approccio a un'etica, etica che deve essere etica sociale, etica pratica, insomma, deve in qualche modo dare queste indicazioni più di lungo su come si affrontano le sfide concrete della società e del digitale nella società, della società digitale. Nel libro è stata richiamata l'estrema velocità, io mi ci trovo. Negli ultimi mesi, diciamo, è diventata famosa, si è detto sui giornali, questa soluzione ChatGPT, questo sistema di dialogo. È impressionante, io l'ho utilizzato, ho detto, qui c'è dietro una macchina strepitosa, insomma, che fino a un paio di anni fa avrei ritenuto non realizzabile, semplicemente. La cosa interessante è che stiamo lavorando con un'azienda, CSI Piemonte, l'azienda che dovrebbe supportare Piemonte nel concetto di monetizzazione, perché loro hanno studiato questa tecnologia. Io ne ho parlato con i miei esperti e ieri proprio ho ricevuto una mail da uno di quelli che mi dice: ma guarda che quello che è successo questa sera è che ChatGPT è cambiato, abbiamo messo fuori una nuova versione. Tutto quello che sapevamo fino ad oggi, da domani non applica più. E questo è il mondo su cui stiamo lavorando. Anche noi informatici abbiamo il problema della velocità e non possiamo che basarci su quello che abbiamo capito, sui principi, su quelle conoscenze profonde che abbiamo maturato in decine di anni di lavoro sull'intelligenza artificiale, non certamente sullo studiare la soluzione. Ora, nel libro si parla di dati e di intelligenza artificiale,
In realtà penso ci possono essere altre cose che succedono, altri cambiamenti nel mondo digitale dovranno essere in qualche modo affrontati. Ne dico una, quella del diverso, magari non succede niente, ma se la nostra vita veramente avviene in parte nel mondo virtuale, anche qui non speriamo insomma che cambi qualcosa dal punto di vista insomma, noi saremo cittadini di due mondi molto diversi, molto convergenti. L'intelligenza artificiale ha cambiato molto la percezione, il percepito, ma c'è un altro aspetto molto importante che sono i sistemi complessi. Diceva prima, associava l'algoritmo l'aggettivo di più. Io non parlo dal punto di vista legale, dal punto di vista informatico sono molto spaventato. Perché è vero che l'algoritmo definisce passi precisi e non ambigui, ma si è scoperto negli anni che passi precisi e non ambigui non portano necessariamente a risultati controllabili, a elementi aggiuntivi, e che anzi ci sono sistemi fatti di regole molto semplici, per cui una piccolissima differenza nell'input che do porta a risultati estremamente diversi. Ora, vorremmo veramente che decidessimo su questioni giuridiche o altre un algoritmo per cui, non so, uno starnuto, una parola sbagliata o cosa, porta a differenza tra un sì e un no, in maniera non controllabile. Ecco, questo è veramente il grosso problema che ci troviamo ad affrontare. Quindi, noi che conosciamo l'intelligenza artificiale dall'interno, siamo chiedi forse più spaventati quando diciamo che ChatGPT può fare delle cose o che un algoritmo può decidere. E siamo spaventati perché sappiamo esattamente perché questo è pericoloso. Quindi penso veramente si devono trovare situazioni in cui diciamo, i giuristi, i filosofi etici, psicanalisti, insomma, le scienze cognitive e gli informatici lavorano assieme. Perché oltre alla velocità, all'estrema velocità, c'è un altro grosso problema. Quando noi, da ignoranti, diciamo, leggiamo le leggi, troviamo una serie di sottotitoli, troviamo modi per aggirarle. In un certo senso, nell'informatica è molto difficile tagliare nettamente quello che è buono da quello che è cattivo. Un algoritmo che aiuta, una soluzione che aiuta, una soluzione che invece non è controllabile, diciamo, che magari vende bene, ma sappiamo che. Ecco. Perché non c'è un taglio netto, c'è molto grigio in mezzo, no? E per dipanare il grigio bisogna veramente usare il microscopio che porta ad apportare tanti saperi in contatto e lavorare assieme. Ecco, quindi chiedo veramente, questa è una domanda genuina che faccio da esterno, io te la dico molto interessante, ma mi sembra di molto inadeguato, quindi quali sono proprio quelle conoscenze che dovrebbe avere un informatico per fare bene questo lavoro, insomma, per realizzare una soluzione che non solo funziona nel suo piccolo, nel suo ambito tecnologico, ma funziona rispetto a tutte le dimensioni legali e altre che sarebbe importante l'informatico possedesse. Ma come che faccio, rivolto a me, diciamo, come che faccio ad aumentare la mia competenza giuridica per fare meglio il mio lavoro? Ecco, questa è una domanda veramente che mi porto dietro dopo aver letto. E penso che questo sia molto importante proprio per permetterci di sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale che siano efficaci. C'è un fortissimo rischio di fraintendimento, c'è un bias percettivo per chi usa l'intelligenza artificiale che non intende, appunto, di oggettivizzare, di vederlo come un oracolo, quindi infallibile. Non al discorso di ChatGPT che ho fatto prima, io ho una serie di articoli di giornali. Chi è la soluzione, ha risolto il problema, può fare i compiti, può scrivere le tesi per noi, probabilmente può scrivere anche le sentenze, no? In qualche modo, il dico punto colpevole, lui elabora delle belle paginette, spiega perché mai. Ecco, veramente ho visto tantissime persone che hanno riconosciuto in questa tecnologia una soluzione ben al di là di quello che è, questa tecnologia tecnica è favolosa. E vi racconto questa cosa. Nel 1966, quindi un po' fa, un esperto di intelligenza artificiale ha realizzato un sistema di dialogo simile a ChatGPT che simulava un terapista e uno psicanalista. La cosa interessante è che era fatto quasi come gioco, no? Quasi dimostrare che si poteva realizzare un sistema che era in grado di dialogare. La cosa interessante è che molte persone hanno utilizzato e hanno fatto commenti del tipo: lui sì che mi capisce, mi trovo meglio con lui che con il mio terapista, mentre chiaramente non era in grado di
capire, di instaurare alcun rapporto, cioè lui diciamo, in qualche modo è sbagliato per confronti di quel programma che ha veramente capacità molto importante. Per esempio, hanno diciamo, simulato il dialogo di un paziente paranoide. No? Adesso sono casi facili, però ChatGPT dal mio punto di vista non è molto diverso. Rappresenta, mi scuseranno gli studenti che sono presenti in quest'aula, uno studente che all'esame non è preparato, ma fa di tutto per arrampicarsi. No? Quindi scrive delle cose chiaramente ragionevoli, no? Che chiaramente mostrano che sa il contesto in cui sta parlando, ma che mostrano anche chiaramente che non sa veramente quello che sta dicendo. Ecco, quindi c'è questo intelligenza artificiale, questo aspetto alienante, no? Per cui gli diamo una capacità, visto che non funziona come noi, visto che è diversa da noi, non serve i nostri schemi, gli diamo una capacità che non c'è. Perché non capiamo come è fatto, noi non potremmo fare quello, no? Quindi deve essere in qualche modo più bravo di noi. Sì, è più bravo di noi nel suo, ma è molto più scarso di noi nel nostro. E quindi veramente, insomma, per creare un'intelligenza artificiale efficace, penso sia molto importante per migliorare la salute italiana, penso possa aiutare anche gli aspetti giuridici e quant'altro, bisogna veramente lavorare e delimitare l'efficacia. E io, diciamo, aveva detto che bisogna bilanciare progresso e garanzie. Io mi trovo totalmente su questo concetto, ma penso che porre sulla spalle degli esperti di intelligenza artificiale, sulle aziende, sul mondo produttivo italiano, l'obbligo di rispettare e di garantire determinati principi sia uno strumento eccezionale per garantire il fatto che l'informatica che facciamo, il fatto che i sistemi che facciamo siano di quartiere. Quindi io vedo veramente nella combinazione tra diciamo, se noi puntiamo all'efficacia, a combinare progresso e garantire, penso sia uno strumento eccezionale per spingere il possibile questa cosa. Ecco, scusate, non è che c'è un'opzione di non troppo di parlare bene del microfono. Ecco, quindi veramente io ringrazio molto per questa occasione. E spero veramente che seguano altre occasioni di dialogo, perché penso veramente che nel mondo moderno dobbiamo portare sempre più i saperi a discutere assieme, diciamo, a capire anche il loro modo di funzionare, dai principi, i modi di affrontare i problemi che questi saperi hanno, e che questa sia una chiave importantissima per interpretare il mondo attuale e in particolare la società digitale che è un ambito di lavoro. Quindi veramente grazie mille per il lavoro fatto, grazie mille per l'invito. E qualsiasi indicazione che venga da lei, che venga da altre persone, su come posso fare io, diciamo, da lurido tecnologo, ad aumentare le mie competenze per quanto riguarda l'ambito del diritto, beh, lo, anche molto pratico, diciamo, lo è veramente un aiuto fondamentale per il mio lavoro. Grazie. Grazie anche a Storia, devo dire la stessa domanda che si fa lui per il diritto, me la faccio io poi in realtà quando cerco di capire l'intelligenza artificiale, perché arrivo fino a un certo punto, poi anche la lezione che ha fatto Paolo attraverso come spiegava, ma sì, perché vedete è logico che in questo punto della curva, non mi sembra così logico, e cercando appunto anch'io di leggere, però capisco che oltre un certo punto potrei arrivare solo se probabilmente frequentassi una facoltà di informatica e di matematica. Quindi già porsi questa domanda è significativo comunque della volontà di un incontro, cioè secondo me sarebbe importante che tutti quelli che lavorano si facessero questa domanda, cioè devo saperne di più, devo capire di più anche della dimensione giuridica e etica per poter fare bene questo lavoro, e quindi è già un'ottima, secondo me, strada. E ovviamente anche sulla consapevolezza della fallibilità degli algoritmi è una cosa sulla quale il diritto sta cercando di lavorare. Basta pensare alla garanzia della sorveglianza umana nella proposta di regolamento dell'intelligenza artificiale, in cui si dice una delle misure che devono essere attuate è che l'umano deve sapere di non dover fare eccessivo affidamento sulla macchina, no? Questa distorsione dell'automazione, che presuppone ovviamente una consapevolezza della fallibilità
e la volontà di poter controllare quando e se fallisce, quindi forse uno dei temi su cui anche dobbiamo aumentare la cultura digitale in generale di tutti i cittadini, no? Va bene, io penso che Luisa Torti abbia già tante cose sulle quali può dire, però prima di darle la parola chiederei se qualcuno ha qualche commento da fare, qualche domanda, insomma, osservazione che è derivata da questa chiacchierata fino a questo punto. Carlo Casonato. Allora, grazie mille. Si è parlato molto, anche se da diversi angoli, in qualche modo della distanza che rischia di esserci, e in parte c'è, tra quello che cerchiamo di fare con le regole giuridiche e la realtà. Lei ne parlava prima proprio come quello che è disposto e quello che è applicato in concreto. Ma un esempio, il consenso informato nell'ICP, voglio dire, quando noi I agree, c'è una serie di regole giuridiche che noi abbiamo messo lì e non servono a nulla, hanno perso. In qualche modo c'è una fuga di questi fenomeni dal diritto. C'è un diritto che rimane in the books e c'è una law in action invece che vive una vita sua autonoma. E questo evidentemente ci pone dei problemi molto importanti come giuristi, perché stiamo ragionando su diritti che poi avranno una messa a terra effettiva, in concreto, oppure stiamo mettendo lì alcune regole che avranno vita propria, ma in realtà poi non ci tutelano. La portata garantista di quello di cui stiamo parlando, c'è o no? Allora, ho fatto l'esempio dell'ICT, ma evidentemente lavorando sulle regole dell'intelligenza artificiale, principi per esempio come quello della trasparenza, quando sappiamo che c'è una black box per cui nemmeno voi riuscite a capire come funziona effettivamente quel processing dall'input all'output, ha senso inserire una regola di questo genere all'interno di un regolamento quando forse quella regola perde un po' di sostenibilità tecnologica, cioè si chiede qualcosa che è talmente difficile da raggiungere che rischia di nuovo di rimanere e di sottolineare la distanza. Lo human in the loop, la sorveglianza umana, anche qui, diciamo, io non voglio criticare le AI perché forse la cosa migliore, mi sembra dal punto di vista di diritto comparato, che si è cercato di fare, però e prevedere un diritto così importante, la sorveglianza umana, in cui penso al funzionario pubblico, per effettivamente mettere a terra questo principio, deve saperne molto di informatica, perché deve saper interpretare l'adeguatezza dell'output rispetto ai dataset, al processing interno e alla soluzione. Quindi un funzionario pubblico che deve essere un mezzo o intero informatico da un punto di vista di expertise tecnica. E poi ne abbiamo parlato anche in classe con le studentesse, con gli studenti, deve avere anche, e questa è una dimensione non tecnica ma culturale, deve avere quella voglia di scostarsi da quello che gli dice l'algoritmo, che è molto più semplice verso cui è molto più semplice adeguarsi. Perché il funzionario pubblico deve capire tecnicamente le cose e poi deve assumersi l'onere di motivare il perché si risposta, assumersi il rischio, la responsabilità personale, civile, contabile, di discostarsi. In questo senso forse appunto, no, stiamo pensando più che a un funzionario pubblico, a un eroe, perché deve essere un eroe in grado di gestire la dimensione informatica e di assumersi un rischio personale, impegno. In un'epoca di deresponsabilizzazione totale, tendenziale, anche nell'ambito della pubblica amministrazione,
vedo questa, di nuovo, questo rischio di distanza, di fuga dal diritto, diritto che c'è ma che non viene applicato. Come la vede la professoressa Torsi a questo rischio, che in pratica ci toglierebbe la nostra funzione garantista, la funzione che dovrebbe avere il diritto su questo tema? Naturalmente anche da casa ci sono un po' di persone collegate da remoto, se hanno qualcosa da chiedere. Se ci sono altre domande. Io anche io avrei una domanda. Allora, c'è un punto che mi interessa molto e sul quale sto cercando un po' di formarmi una certa idea. Ed è il rapporto tra l'uso dell'algoritmo, in particolare l'algoritmo machine learning, e la discrezionalità amministrativa. Perché, allora, da un certo punto di vista mi è chiaro che in certe fattispecie l'amministrazione compie le sue scelte discrezionali, in particolare direi discrezionalità tecnica per gli esempi che mi vengono in mente, quella discrezionalità tecnica la tramuta in istruzioni per la macchina e poi la fa processare la macchina secondo però la modalità di algoritmo deterministico. Per esempio, io decido come fare a selezionare gli studenti di un'università stabilendo una serie di criteri che penso di far prevalere, do dei punteggi a questi criteri e qui ho esercitato la scelta discrezionale, no? Per esempio stabilendo che mi interessano studenti che provengono da certe scuole piuttosto che da altre. A quel punto, siccome sono tutti criteri oggettivabili, diciamo, che sono traducibili in dati, li faccio processare la macchina e qui c'è uno spazio che, come dire, l'algoritmo assorbe, non è l'algoritmo che fa scelte, ovviamente, perché non le fa, salvo quello che ci ha appena detto il professore, che qualcosa potrebbe andare storto, però ho esaurito prima la discrezionalità e su quella scelta discrezionale potrei anche in fondo organizzare un minimo di contraddittorio, per esempio, perché è il momento in cui sto operando la scelta. Però certe volte l'algoritmo e gli output che l'algoritmo produce condizionano quella che è poi la mia scelta discrezionale. Per esempio, se io costruisco un algoritmo machine learning a cui do tutta una serie di dati, big data, di diversa provenienza, anche privata, per esempio, no? Come fa Banca d'Italia, prende tutti i tweet che riguarda un certo argomento per rilevare il sentiment, poi ci aggiunge tutta una serie di altri dati economici e su quella base poi va a determinare la sua, come dire, decisione di policy. Allora, in questi casi la discrezionalità che la banca esercita poi nel momento in cui stabilisce la policy che vuole operare, quella discrezionalità lì è fortemente o può essere fortemente condizionata dall'algoritmo machine learning che ha seguito il suo percorso e si è tradotto in raccomandazioni oppure comunque in indicazioni che vanno a influenzare. Ecco, in questo caso effettivamente la mia domanda è: c'è una porzione di discrezionalità che sfugge al controllo dell'amministrazione? Cioè, se quell'algoritmo machine learning mi produce una certa raccomandazione che poi per me influenza l'esito della mia policy, e lì il processo che ha prodotto quella raccomandazione lì, io non lo controllo, lo ha fatto la macchina e lo ha fatto secondo una logica decisoria che ha via via modificato attraverso l'autoapprendimento della macchina. Allora lì c'è effettivamente una discrezionalità che scappa dalle mani dell'amministrazione e in qualche modo finisce nelle mani di chi ha costruito quell'algoritmo e che io non ho più la possibilità di, come dire, costruire a ritroso. Ecco, questo è un punto un po' su cui vorrei capire l'opinione di Isabella. Ci sono altre domande?
osservazioni, commenti. Direi che allora ti aspetta. Grazie, grazie molte. Grazie innanzitutto a Barbara per aver venuto a presentare questa presentazione. Grazie ai presentatori, ascoltandoli e ascoltando la loro esperienza e anche le loro domande, mi è tornata alla mente la base di conferenze con i libri più utili, sono quelli in cui i lettori fanno se stessi l'età della loro, come avete sentito. Questo è quello che è successo, questo è un piccolo libro, si chiama L'introduzione proprio perché è appunto solo un'introduzione al tema. Sentirvi oggi mi ha fatto capire come avrei dovuto scriverlo o come forse vorrei, come dire, riscriverlo per misurare il cammino che ancora c'è da fare rispetto all'idea iniziale dalla quale è nata. Voglio dirvi come è nato questo libro perché mi spiega anche come dire, la configurazione. È nata da un piccolo corso complementare che io facevo a Roma 3, insegno di diritto amministrativo, cerco di stare sul diritto amministrativo 2 perché così posso dire, avere studenti che già hanno le nozioni di base con le quali si può discutere. A un certo punto ho aggiunto un piccolo corso complementare che si chiamava lo Stato digitale e poi con lo stesso capito il complementare si è diventato il fondamentale perché gli studenti erano anche io dire. Molto più interessati a questo che al diritto amministrativo, chiamiamolo tradizionale, con quale credo c'è molto in questo libro, quindi è diventato un corso senza un libro difficile da fare, quindi i miei studenti sono stati delle vere e proprie tali, perché hanno fatto un corso complicato senza un libro di testo, dall'anno prossimo avranno anche un libro di testo. Naturalmente voi avete sentito gli istituti della tecnologia non investono solo il diritto e tantomeno solo il diritto amministrativo, però io avevo voluto diciamo, utilizzare questo fuoco di analisi perché per il diritto amministrativo il cambiamento è particolarmente interessante, io credo, per diverse ragioni, ve ne voglio ricordare due, perché il diritto amministrativo nasce come un diritto di eccezione. C'è il diritto civile, c'è il diritto di tutti, c'è il diritto amministrativo che è un diritto speciale, un diritto che ha le presse, no? La specialità delle regole, la supremazia del potere pubblico sui diritti privati e la separazione della giurisdizione perché ha un suo diritto. Naturalmente il diritto amministrativo di oggi non è più questo, che era diciamo, lo stereotipo del diritto amministrativo alla sua nascita, perché oggi il diritto amministrativo è il diritto globale, va oltre i confini nazionali e l'individuazione di regole speciali e codice civile continua. È un potere sempre meno unilaterale perché ci sono le garanzie costituzionali, ci sono i diritti di partecipazione all'esercizio del potere amministrativo e perché anche le giurisdizioni stanno convergendo. Con lo sviluppo tecnologico, però, questo processo è un processo che sta assumendo una nuova direzione. Perché quella differenza temporale, 2000 anni di diritto civile, no? Da diritto umano, ai 200 anni di diritto amministrativo, questa differenza viene alterata. Viene alterata perché il diritto dei soggetti pubblici e il diritto dei soggetti privati, lo avete sentito anche da presentatori del libro, applicano le stesse regole. Oggi le regole sulla privacy devono essere applicate, le stesse regole devono essere applicate allo stesso modo dalle imprese private e dalle amministrazioni pubbliche. E quindi per il pubblico come per il privato ci sono nuove possibilità e nuovi rischi che possono essere studiati in un modo nuovo, perché non stanno nella scatola di diritto amministrativo o nella scatola di diritto civile. La seconda ragione, anche questa l'avete già ascoltata, è che non c'è solo lo stato digitale, ma ci sono gli stati digitali, cioè quelle start-up che cominciavano nei garage, no? come dice la leggenda su Bill Gates, con persone neanche laureate, che poi hanno improvvisamente inventato un nuovo mondo, quelle start-up oggi sono soggetti, se va bene, oligopolistici, più spesso monopolistici, sono essi stessi mercati. Integralmente, scusate, verticalmente integrati con un potere unico di dimensione globale,
con bilanci Apple al 4% dell'intero mercato, vale il 4% dell'intero mercato azionario americano, quindi più di moltissimi stati nazionali. E questi stati si sono autoregolati. Perché diciamo stati? Perché hanno una serie di regole, appunto, stabiliscono in termini delle condizioni, quando voi firmate, sono le regole. Loro stessi hanno dei sistemi di controllo, per esempio sulla pubblicazione di notifiche, speech, di fake news e così via. Hanno un sistema giurisdizionale interno, hanno un sistema di reclamo, e hanno un sistema di reclamo che funziona. Cioè l'ex presidente Trump, dopo il suo straordinario incredibile comportamento rispetto all'attacco a Capitolino il 6 gennaio di 2 anni fa, è stato bandito da Facebook, da Twitter. E si è immediatamente aperto il dibattito. Ma chi è che può intervenire sulla libertà di espressione, seppure di uno come Trump, diciamo, nello sistema migliore? Deve essere Facebook e Twitter, oppure deve essere un potere pubblico? Perché se quella è una libertà fondamentale, noi non possiamo consentire che ci sia un privato che dice chi può parlare e chi. Quindi capite, la dimensione di queste piattaforme è oggi una dimensione appunto che comincia a somigliare davvero molto alla dimensione statale. Qui si pone un problema molto difficile, che è il problema tra regolazione e innovazione tecnologica, perché l'innovazione non si può regolare ex ante, però c'è un motivo che ancora non c'è. Un esempio tipico è: non si può regolare la ruota prima che qualcuno l'abbia inventata, per definizione si può regolare solo dopo, però quella intanto una volta non gira, di volta è stata inventata, quindi produce degli effetti. In più l'innovazione spesso, l'innovazione tecnologica, spesso nel nostro mondo è stata inizialmente pubblica. L'energia elettrica, la televisione, ma la stessa rete internet, come voi sapete, nasce fondamentalmente dalla difesa americana. Oggi invece l'innovazione è privata, regolarla ex ante è molto difficile. È stato ricordato prima, negli Stati Uniti c'è un'impostazione hands-off, se la regoli la uccidi, e loro dicono che il motivo per cui in Europa non avete grandi campioni tecnologici, che c'è un sacco di regole, e le regole fanno sì che l'innovazione non si sviluppi. L'Europa risponde: il motivo per cui avete dei campioni tecnologici completamente fuori controllo, che sono in grado, per esempio, di corrompere il processo democratico, di incidere sul processo elettorale, e che non avete abbastanza regolazione. L'Europa è sempre stata un nano economico, ma un gigante regolatorio, è però un mercato al quale nessuno può rinunciare, perché uno potrebbe dire: ma noi delle regole stiamo dicendo, sì, però questo è il mercato più ricco del mondo, che nessun soggetto economico può rinunciare, quindi la leggenda vuole che Google abbia speso 50 milioni, dicono, non so se è vero, di euro, cercando di impedire l'adozione dei regolamenti europei, Digital Markets Act, Digital Services Act, ma sono stati adottati. Quindi oggi noi ci troviamo in una fase di grande regolazione, e poiché anche gli esseri umani hanno un po' di machine learning, io penso che le prossime innovazioni, tipo ChatGPT o altre, saranno regolate molto più velocemente, cioè non sarà consentito questa volta un lungo periodo di sviluppo senza che le regole intervengano, perché siamo tutti molto più consapevoli degli enormi rischi e dei grandi vantaggi, ma se noi vediamo che l'innovazione tecnologica può produrre. Naturalmente è regolare difficile per ragioni di dimensione, sono soggetti globali, più sono soggetti extraterritoriali nel senso vero del termine, grandi notizie di lungo sono in acque extraterritoriali, non sono neanche più solo americani. C'è una simmetria significativa tra l'innovazione, che è per definizione disruption, e la stabilità delle regole. Io credo che le regole sono stabili, però le regole stabili, che non una regolata si muove, la regola, lo ricordavo prima,
Carlo diventa rapidamente obsoleta e inutile. E questo è il problema della regolazione. L'altro è sul quale torno poi alla fine. L'altro problema è quello di come il potere pubblico esercita gli algoritmi. L'argomento che io cerco di fare in questo libro è: non possiamo avere un potere algoritmico, come dire, immune, non possiamo tornare all'immunità del potere pubblico di prima della Costituzione, di prima della legge di procedimento, di prima della Costituzione sovranazionale. Il rischio che usando gli algoritmi si torni a questa immunità c'è, dobbiamo assicurare le garanzie dell'esercizio del potere pubblico in maniera nuova, ma le stesse garanzie, perché il potere oscuro, il potere limitato, per definizione, il potere arbitrario. Vi devo dire che mi colpisce sempre quando parliamo di questi fatti, mi improvviso che abbiamo degli altri esseri umani. La macchina decide chissà cosa fai così. Beh, cioè, l'essere umano, non abbiamo mai individuato un funzionario, come dire, che discrimina, un giudice omofobo, un giudice razzista, un'amministrazione che discrimina persone speciali, perché l'esperienza umana è piena di errori. È uno dei motivi per cui abbiamo le garanzie, è uno dei motivi per cui abbiamo il giudice amministrativo, il giudice, per cui abbiamo la Costituzione, per cui vogliamo che l'attività amministrativa sia sempre controllata. Quindi anche la fiducia nell'umano, che c'era prima, era presentato come un eroe, arriva, controlla quello che ha fatto la macchina, se è discosta, e applicando dei criteri che per qualche motivo noi riteniamo siano migliori della macchina, risolve il problema, è il tenete presente che gli algoritmi forse in parte si possono sviluppare, forse non più tutto, ma insomma ci si può guardare da dietro, nel cervello umano no. Sarebbe da discutere questo, veramente capirsi bene se va a succedere. D'accordo, però diciamo noi abbiamo tutti l'idea che capiamo il ragionamento di un altro essere umano perché è come noi. Mentre invece chiediamo una trasparenza all'algoritmo molto maggiore di quella che chiediamo al comportamento. Ma non sto dicendo che è sbagliato, ma sto dicendo che diciamo il fondamentale strumento del giurista è lo scetticismo. Cioè, bisogna guardare le cose con un po' di scetticismo, qualunque sia il soggetto al quale guardare, e poi si possono trovare le soluzioni. Detto questo, più sul piano, come dire, metodologico, è un po' della battuta. Che cosa succede al potere amministrativo che esercita con l'algoritmo? Intanto c'è già una reazione dell'ordinamento per cui a fronte della diffusione degli strumenti tecnologici emergono nuovi diritti. Per esempio l'articolo 5 bis della Costituzione greca, quindi la moneta più pesante costituzionale, dice che tutte le persone hanno il diritto di partecipare alla società dell'informazione e così via. Cioè c'è un diritto di partecipare a internet, di essere connessi. Se voi leggete il codice dell'amministrazione digitale italiano scoprite che c'è una cosa che si chiama cittadinanza digitale, che ovviamente deve essere qualcosa di più della cittadinanza normale, no? Se non ci sarebbe bisogno di normarla. In Francia la Corte Costituzionale ha affermato che la connessione internet è un diritto fondamentale del cittadino. C'è il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è un diritto che si può guardare vent'anni fa, nessuno sapeva che cos'era. Voi sapete, il diritto per cui la piattaforma ha l'obbligo di togliere qualche commento, post, che non perché è falso, che mi riguarda, non è falso, ma avete diritto al fatto che qualcuno ci si dimentichi del vostro retorno. È un tipico di diritto che nasce da una situazione nuova. Una volta non sarebbe stato necessario perché non c'era una piattaforma sulla quale tutti, implacabilmente, anche 30 anni dopo, potevano scrivere, tra l'altro, in relazione di cristallo, erano passati per l'otto, così via. E quindi c'è un nuovo sistema di bilanciamento. Ci sono regole sulle piattaforme che sono obbligate ad avere dei sistemi di reclamo interni e sono comunque sempre sottoposte al controllo giurisdizionale, e la giurisprudenza sta elaborando nuovi sistemi di responsabilità, no? È passata da la piattaforma è un luogo, quindi qualsiasi contenuto c'è sopra,
della responsabilità e di chi ce l'ha messo, la piattaforma è bene che controlli che cosa poi i contenuti vengono messi, perché in realtà li fa circolare e quindi diventano sempre più regime di responsabilità si sta diciamo articolando. Vediamo all'uso, alla legalità algoritmica, alla decisione algoritmica. Ovviamente gli algoritmi sono molto utili su tutte le questioni seriali. Voi vi dovete ricordare che in questo paese, siccome l'amministrazione non riesce a prendere molte decisioni, esistono delle cose che si chiamano silenzio assenso, dichiarazione di inizio attività, comunicazione di inizio attività. Che cosa sono? Sono procedimenti che avrebbero dovuto essere amministrativi, che l'amministrazione non è in grado di svolgere, e chiede al privato: dichiarami che tutto va bene. Io, se c'è tempo, controllo, se no resto silente. Dopo 60 giorni si forma una cosa che forse è un procedimento amministrativo, forse no, ma questo vuol dire che tu puoi costruire, puoi aprire negozi. Allora, questo non è un algoritmo, questa è una rinuncia a decidere. Spiegare che cos'è il silenzio in senso a un comune tedesco è una cosa difficilissima, non ho mai provato, vi assicuro, dove non si riesce a intendere. Questi sono tutti dei casi in cui l'applicazione di un algoritmo avrebbe grandissimi vantaggi. Perché noi qui non abbiamo un'amministrazione che decide, abbiamo un'amministrazione che si limita, nel migliore dei casi, ad accertare che le dichiarazioni rese dal privato siano veritiere, non siano false, se no poi c'è un giudizio penale. Allora, tutta questa attività potrebbe essere, come dire, studiata, messa a regime, e l'algoritmo sarebbe in grado di decidere molto rapidamente e sarebbe in grado di decidere in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, invece di avere la stessa regola applicata in maniera diversissima da tante amministrazioni. Quindi questo sarebbe un vantaggio, sicuramente, rispetto appunto a una attività che non richiede un grande esercizio di discrezionalità. Che cosa succede quando invece c'è un esercizio di discrezionalità? Qui il primo strumento, anche questo che vi dico alternativa, è la trasparenza. Dimmi cosa c'è nell'algoritmo. Ci sono sentenze del giudice amministrativo che voi legate, il giudice amministrativo ha scoperto che esiste il codice sorgente, come dire, un certo nuovo, l'informatico di codice d'alta faccia, come dire, ma che c'entra il codice sorgente? Perché no, il codice sorgente di molti algoritmi sono migliaia, se non decine di migliaia, se non milioni di pagine, se bene. Oppure sono dei migliaia. Ecco, perché poi messe davanti al giudice non si capisce da che giudice che cosa si fa. Però siccome l'amministrazione resisteva, intanto il giudice ha detto: applico lo strumento che ho, che è quello dell'accesso. E questo strumento si sta evolvendo dicendo: non soltanto tu mi devi dire cosa, ma mi devi dire come. Quindi non è soltanto la trasparenza, ma è quella che adesso si chiama explainability, cioè dimmi che diavolo fa questo algoritmo, come, che ti dice messo dentro e così via. Perché gli algoritmi sono stati usati, il caso famoso è quello della buona scuola, 60.000 professori che dovevano essere, secondo l'algoritmo, distribuiti sul territorio nazionale, ed era chiaro che c'erano degli errori, perché in gente non era andato diciamo in terza media, però era colpa dell'algoritmo, era evidente che erano stati messi male i dati, erano stati scritti male il modo in cui i dati venivano diciamo trattati. Perché l'algoritmo è un diciamo artefatto umano, e è stato dimostrato da una serie di studi, soprattutto americani, che riflette esattamente il bias umano. L'algoritmo spesso discrimina perché i criteri che ci sono dentro sono criteri discriminatori. Ci sono dei casi della giustizia americana sulla possibilità di recidiva, che forse conoscete, in cui la popolazione afroamericana regolarmente risulta essere molto più propensa alla recidiva della popolazione caucasica. Siccome la popolazione recidiva non è un tratto genetico, ovviamente, è evidente che l'algoritmo sta facendo cosa? Sta proiettando nel futuro quello che è successo in passato. Ma noi in passato non vogliamo che sia proiettato, perché il passato è spesso il frutto di ingiustizie, di violenze, di discriminazioni, quindi noi vogliamo l'essere umano che inventa un futuro migliore, non un algoritmo che sa che cosa è successo ma non capisce perché.
sa che la popolazione carceraria americana è composta in larga misura di afroamericani, non sa. È un dato di fatto. Noi sappiamo che questo è il prodotto di una situazione di una società largamente razzista. E quindi non vogliamo che proiettarlo, come dire, no, prendere il futuro di questo paese. Quindi sull'algoritmo non possiamo rinunciare alle garanzie procedimentali che sono molto complicate per rendere. La giurisprudenza ha elaborato tre principi. Il principio di non esclusività della decisione algoritmica, di human in the loop, sempre perché speriamo che l'essere umano in qualche modo riesca a portare un po' di contesto soprattutto nella decisione. Il principio di conoscibilità, quindi l'algoritmo deve essere conoscibile, questo non serve tanto al giudice a giudicare l'algoritmo, cosa che secondo me non è un'ora di fare, ma serve a impedire che le imprese dicano l'algoritmo è coperto da proprietà intellettuale, io te lo vendo e tu lo usi così com'è. Perché la regola che si sta affermando è che se l'amministrazione vuole usare l'algoritmo deve essere o open source o comunque conoscibile. Quindi questo, come dire, mette un altro elemento di trasparenza vera. È il principio di non discriminazione algoritmica. Se vediamo che gli effetti sono discriminatori, dobbiamo tornare indietro e capire come ha funzionato questo procedimento. Quali sono, per rispondere a un po' di domande che sono state fatte, le possibili non soluzioni, perché soluzioni non ce ne sono, e sicuramente perché come avete sentito, l'innovazione continua. Intanto dobbiamo capire di che tipo di prodotto stiamo parlando. È un tipo di prodotto molto particolare. Sto parlando adesso genericamente di algoritmi, strumenti di innovazione di intelligenza artificiale e così via, perché sono prodotti che vengono messi sul mercato largamente incompleti. Pensate al ChatGPT. Perché ne è stata messa oggi una nuova versione? Perché è stato fatto un enorme esercizio mondiale, tutti ci siamo collegati, abbiamo detto di questo, di quell'altro, poi abbiamo detto ma no, ma questo è sbagliato. C'è stato fatto quindi un enorme esercizio di training del tutto gratuito, grazie al quale questo strumento oggi ha una versione migliore che l'inizio. Voi potete immaginare un altro prodotto che venga messo sul mercato così? Potete immaginare che ci siano prodotti che vengono messi sul mercato? No, non so come funzionano bene i freni e se in effetti il volante gira. Tu provalo un po', dimmi quali sono i bugs e io poi la correggo e faccio un automobile migliore. Naturalmente questo non è pensabile. Allora, se noi cominciamo a pensare a questi prodotti come prodotti che si mettono sul mercato, abbiamo, perché il diritto poi gli strumenti ce l'ha, abbiamo gli strumenti per regolare l'emissione sul mercato. Pensate ai farmaci. Nessuno ha la possibilità di mettere un farmaco senza un'autorizzazione di emissione al commercio, l'EC, che viene data soltanto dopo che il farmaco è stato sottoposto a una serie di trial. Sono stati fatti persino per i vaccini di gran corsa, ma neanche per il Covid abbiamo avuto il vaccino senza un trial prima. E nel trial si cerca di verificare quali sono gli effetti collaterali, se ci sono effetti negativi e così via. Forse questo è un tipo di soluzione alla quale si potrebbe pensare, che non blocca l'innovazione, perché anche i farmaci sono fatti, i farmaci vengono perché non c'è che innovativa, no? E nessuno però accetterebbe che un farmaco sia messo sul mercato e dire vediamo quante gente muore, se poi muoiono troppi forse lo correggiamo, o se altro che effetti collaterali produce la paralisi, no? Correggiamo la molecola. Questo sarebbe interessante. Se noi cominciamo a pensare agli strumenti di intelligenza artificiale come strumenti che hanno grandissimi vantaggi e anche grandi rischi, come i farmaci, che curano la gente, ma producono anche dei rischi collaterali, forse dovremmo pensare al tipo di strumentazione che usiamo per quello. E questo significa che sin dalla progettazione degli algoritmi, per rispondere anche alla domanda che veniva fatta dagli scienziati di questi strumenti, sin dalla progettazione bisogna porsi il problema quali sono gli effetti sui diritti fondamentali,
quali sono gli effetti sulle interazioni sociali, ci sono effetti positivi e negativi, vogliamo accettare un trade-off, oppure ci sono, voi sapete, nel regolamento dell'intelligenza artificiale, nella proposta europea, ci sono dei sistemi che sono vietati, perché l'idea è sono talmente rischiosi che noi non possiamo accettare che vengano diffusi con quel grado di rischio, oppure si possono usare soltanto in casi specifici. Il riconoscimento facciale è tipicamente molto intrusivo della libertà personale, perché sanno dove siete tutto il tempo, ma se si è preso un bambino o se c'è una persona che non riesce a tornare a casa perché no, ha una malattia e così via, il riconoscimento facciale è molto utile, non si vuole rinunciare, ma deve essere usato con una prudenza, in questo caso sotto l'ordine di un magistrato. Quindi intanto si potrebbe intervenire sin dalla progettazione degli algoritmi stabilendo le regole. Poi si potrebbe intervenire sulla immissione del mercato. Per quanto riguarda l'amministrazione, si potrebbe fare una tipica articolazione procedimentale. Applico l'algoritmo, mi viene un risultato, sottopongo questo risultato alle garanzie del procedimento, cioè al contraddittorio, alla partecipazione, eccetera, dicendo l'algoritmo mi ha detto questo. Il destinatario che cosa ne pensa? Quindi invece di dire l'algoritmo è oggettivo e quindi va bene così, oppure c'è l'algoritmo, il funzionario eroe lo guarda e dice ma forse i risultati non sono. Introdurre invece in quella fase, quindi avere un'articolazione procedimentale soprattutto per le decisioni molto discrezionali sottoponendo al contraddittorio, potrebbe essere una possibilità. In ogni caso, e per concludere, io penso sempre che la principale difesa contro qualsiasi rischio, qualsiasi problema, sia il pensiero critico, che si sviluppa soprattutto nelle università, e quindi siamo nel posto giusto. Grazie. Grazie mille alla professoressa Torchia e grazie a tutti i relatori. È stato un confronto interessante, dobbiamo continuare a farne perché appunto la riflessione non si ferma qui in innovazione, quindi ci saranno altre occasioni. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.